Il pagellino dell'Europa ha un po' bocciato, un mezzo promosso, insomma, come la dobbiamo interpretare? In realtà, leggendo sia il documento dell'Ufficio parlamentare di bilancio, ma soprattutto avendo ieri con Matteo Richetti audito moltissime categorie e sindacati, il giudizio sulla manovra è un giudizio su una manovra che ha il fiato corto, che non è anticiclica, che non riesce a cambiare i fondamentali. Certo, noi sappiamo che le risorse sono poche, sappiamo che di essere un paese profondamente indebitato, ma proprio per questo serviva il coraggio di scelte forti. Oggi noi come Azione abbiamo presentato le nostre proposte e le nostre priorità, innanzitutto la sanità. Noi chiediamo al governo di cancellare l'articolo 33 che dimezza le pensioni di medici, insegnanti, personale degli enti locali, degli infermieri, e lo fa toccando dei diritti acquisiti. Chiediamo un investimento forte contro la dispersione scolastica, vogliamo assolutamente confermare Industria 4.0, insomma servono interventi forti. La sanità, la scuola, l'industria e le famiglie sono le questioni fondamentali. Noi abbiamo scelto di presentare pochi emendamenti, ma dentro questi emendamenti ci sono proposte che possono cambiare i fondamentali del paese, quello che il governo non ha fatto. Credete che lo possa cambiare idea il governo, oppure andrà dritto per la... Ma il governo manco consente alla maggioranza di presentare gli emendamenti, non può impedirlo all'opposizione, per carità, ci auguriamo che ci possa essere un supplemento di riflessione, altrimenti questa legge di bilancio non cambierà niente. Grazie.